E siamo passati allo stadio Real Caserm, dietro le caserme di Mechelen di Malin, dove la Sampdoria affrontava i campioni di Coppa delle Coppe in carica. Il Malin va subito in vantaggio dopo 11 minuti, Versaffel effettua il cross ed Elio Hanna mette di testa completamente solo alle spalle di Pagliuca. Rivediamo ancora il gol e possiamo vedere anche da dietro porta l'angolazione di questo tiro che si insacca a fil di palo. Nulla da fare per il bravo portiere della formazione blucerchiata. Subito sotto dunque la Sampdoria ed insiste la formazione di casa. C'è questo timido tentativo di De Wild, palla comunque che viene controllata agevolmente dai giocatori doriani, mentre ancora l'autore del gol Elio Hanna si presenta davanti a Pagliuca e lo grazia sbagliando praticamente la conclusione, che viene comunque parata con abilità dal portiere blucerchiato. Vedete questo giocatore che si rammarica, un giocatore inseguito spesso e volentieri dalla formazione italiana. E questo è il fallo che costerà molto caro a Gianluca Vialli, viene ammonito per l'infrazione commessa ai danni di Mesmaeker e questa ammonizione gli costerà dunque l'esclusione dalla prossima partita. Avete visto ancora Vialli, autore di questa volée che viene deviata in calcio d'angolo da Michel Prudhomme, il bravo portiere della formazione del Mechelen. Questa è una splendida azione solitaria di Sanders che poi va al tiro, un tiro che termina di poco a lato alla sinistra di Pagliuca. E poi c'è uno dei due cambi, Hanna è costretto a lasciare il campo, viene sostituito da Wilmots, mentre ora c'è ancora un'altra conclusione del Malin, l'autore è Erwin Koeman, il campione d'Europa con la nazionale olandese, fratello del più celebre Ronald Koeman. Questa è una botta di Mancini, la risposta è di Prudhomme, è una Sampdoria ovviamente che in questo secondo tempo cerca di portarsi con maggior frequenza in attacco e vedete anche i gesti dell'allenatore che cerca di far allargare maggiormente la propria formazione. L'erroraccio è di Vialli che sotto misura sbaglia la conclusione, mentre attenzione c'è la sostituzione importantissima, De Ferm sostituisce De Mesmaeker e proprio De Ferm dopo due minuti dal suo ingresso in campo mette in rete con questo colpo di testa preciso. Siamo al 22esimo del secondo tempo, l'autore del cross che vediamo è Hofkens, e vediamo ancora la palla tagliatissima, il colpo di testa, nulla da fare per l'incolpevole Pagliuca. Siamo sul risultato di 2-0, un risultato che penalizza enormemente la Sampdoria, che raggiunge comunque il gol del 2-1 con questa girata perentoria di Vialli, e siamo così sul 2-1, un gol che vale sicuramente molto di più di una speranza. Avete visto ancora la conclusione splendida a fil di palo e praticamente la partita finisce qui nonostante questo ultimo tentativo del Malin. Il microfono ora a Enzo Bianchi per le interviste del dopopartita. Beppe Tossone, due Sampdorie diverse, primo tempo e secondo tempo, cosa è successo? No, i primi 20 minuti e poi tutto il resto della partita. Beh, giocavano fuori casa e loro indubbiamente dovevano attaccare, l'hanno fatto e noi avevamo qualche problema perché Manini non stava molto bene. Era difficile per noi allungarci come sappiamo fare perché non sappiamo di queste condizioni, quindi poi dopo abbiamo trovato la giusta collocazione in campo, il modo di attaccarlo, che è stato tutto più facile. Diciamo che la partita è stata rimessa in piedi non soltanto per questo gol che avete segnato ma soprattutto per come avete giocato nel secondo tempo. Sì, noi siamo molto fiduciosi sul ritorno, che ne dicano e possono pensare loro, però adesso giocano in casa nostra e sarà dura per loro. Per noi anche, ma io sono convinto che passeremo noi tutto. Da cosa avete tirato fuori il carattere del secondo tempo? Sicuramente la nostra mentalità deve vincere, deve fare una bella partita e giocare bene. Nel primo tempo loro hanno sfruttato qualcuna palla importante, qualcuna palla gol, ma di lontano. E noi dopo del primo tempo abbiamo visto che se doveva lottare per vincere, e abbiamo giocato credo che in un secondo tempo benissimo. È arrivato quel secondo gol quando noi stavamo giocando meglio, no? Alla fine abbiamo reagito bene e credo che mancano 90 minuti dove si deve cercare di fare queste gol importanti per noi e passare la finale. Lana, probabilmente uno dei più giovani in questa partita, come ti è sembrata? Ma è una partita durissima, specialmente il primo tempo che non riusciamo bene a controllare, veniva giù il centrocampo bene e niente, poi è venuto il gol di cui penso di essere liberatorio. No, il primo tempo dico gol loro, che ho sbagliato totalmente io su quella palla lì. Comunque poi insomma, il secondo tempo abbiamo visto che loro non affondavano più, era molto meglio e niente, cioè, a parte il secondo gol che è venuto un po' così, un po' a freddo, visto che avevamo avuto l'occasione di fare 1-1,
Poi mi sembra che altre occasioni non abbiano avuto, mentre noi insomma, abbiamo schiacciato, forse ecco, meritavamo prima ecco, il gol del 2-1, magari un pareggio era più giusto.